Salve a tutti ragazzi, Capitan Zanox che vi parla. In questo video vedremo come giocare a Minecraft da due piattaforme diverse. In questo caso giocare a multiplayer da PlayStation a PC. Ma prima di iniziare, intro. Prima di tutto ci tengo a precisarvi che è Minecraft Bedrock Edition è l'unica versione che si può giocare sia da computer che da PlayStation in multiplayer, perché Java Edition non c'è su PlayStation o su altre console, c'è solo la Bedrock. Quindi detto questo, possiamo iniziare. Ci sono diversi metodi, il più facile di questi è quello di Minecraft Realms, ovvero un abbonamento eh, ufficiale di Minecraft a diversi piani che ehm, vi permetterà eh, principalmente di creare server, eh, server privati in cui voi e i vostri amici potete giocare e poi vi regalerà mensilmente eh, articoli eh, sul marketplace ovvero questo posto in cui potete ricevere skin texture pack e eh, mondi e eh, mappe ci tengo però a precisare che per giocare online un amico da PlayStation o da Xbox, ci vuole per forza da PlayStation il PlayStation Plus ed Xbox l'Xbox Game Pass. Poi c'è un altro metodo che non è a pagamento e che comunque richiede l'abbonamento al PlayStation Plus, in cui praticamente voi dovete andare in gioca su amici e aggiungi amico e qui inserire la gamertag. Una volta inserita la gamertag invierete la richiesta di amicizia a un amico. Quando l'amico giocherà a un mondo, se siete da computer, vi spunterà una scritta in cui vi potrete unire al mondo di un amico se ha selezionato la possibilità di, di far entrare gli amici. Mentre se siete da PlayStation, vi comparirà una scritta Amici Cross Platform a cui unirvi. Cross Platform vuol dire. Che, eh, tu stai giocando da computer e giochi con qualcuno e stai giocando da playstation. Praticamente da due piattaforme diverse, da due computer diversi. Per farvi capire meglio, ora vi metterò delle foto su quello che ho appena detto. Qua potrete selezionare eh, in questa scheda su crea nuovo mondo se eh, far partecipare al vostro mondo solo gli i giocatori invitati gli amici o anche gli amici degli amici qua potete selezionare ehm, i poteri che date ai giocatori quindi ospite ovvero che sono in uh, modalità avventura ovvero che non possono rompere i blocchi ma possono guardare il mondo membro cioè che possono costruire e scavare ma non possono avere i comandi operatore ovvero che hanno pure i comandi ma non potete guadagnare detto questo spero che il video vi sia piaciuto lasciate un mi piace E iscrivetevi al canale e commentate se volete che continui a fare questo tipo di video al prossimo video